Come iniziamo? E se iniziassimo con C'era una volta? Quante storie avete sentito cominciare così? Facciamo qualcos'altro? Ah, ecco come si inizia un film! No, lasciamo stare, sa di una cosa già vista, non trovate? Oh, no, il libro no, sei già visto il libro delle favole che si apre. Chiudiamo il libro, non se ne parla. Facciamo così. Ciao bambini, siete pronti? Inizia, raccontami una storia e poi tutti a nanna, mi raccomando. Un granchio sfortunato. Dove finisce la cacca quando tiro l'acqua del gabinetto? Chiese un giorno Andrea alla mamma. Beh, scende in un tubo lunghissimo che attraversa la città e arriva fino al mare, rispose la mamma. Andrea ci pensò un po' su. Ma se c'è un tubo che arriva fino al mare, allora un granchio potrebbe salire a pizzicarmi il sedere? Disse. Certo che no, rispose la mamma. Ma Andrea non era convinto, anche perché qualche volta, mentre era seduto sul water, gli era proprio sembrato di sentirlo, un pizzicotto sul sedere. Era sicuramente il granchio. Per sicurezza avrebbe voluto usare di nuovo il vasino. Non puoi, disse la mamma, sei troppo grande. Così, quando il granchio tornò a pizzicargli il sederino, lui, spingi, gli fece la cacca in testa. E il granchio capì che forse era meglio rimanere nel mare. L'aeroplano. Ma devi star zitta però. Che vita, c'ho vergogna, rischio. Deb, che gliele mando a Loma. Mamma, posso registrare? Sì, va bene, ma... Ciao bambini, raccontami una storia, torna presto. Buonanotte e sogni d'oro.